Ciò nonostante, grazie anche all'esempio di persone straordinarie e al clima che vivevamo, un clima che era sì drammatico, ma che io qualche volta rimpiango, nel senso che mia moglie non mi ha mai detto smettila. Mio padre, quando mia madre scrisse la lettera di dimissione, prese questa lettera con un gesto e disse: non scherziamo neanche, questo è il suo dovere. Cioè, queste cose avevano un peso allora. Io sono convinto che nelle giovani generazioni queste cose hanno ancora un peso enorme, solo che ho come la sensazione che chi ha ruoli importanti non abbia più le stesse consapevolezze di allora. Allora forse eravamo dei politici veramente compromessi con la mafia, adesso forse questo, insomma, a parte l'ultima sentenza, ma lasciamo stare, non è ancora passato in giudicato, quindi rischiamo. Però c'è una sentenza importantissima che è stata resa dalla Corte d'Assise di Palermo, nella quale sostanzialmente si dice, e se fosse confermata una cosa sarebbe drammatica, che lo Stato, anziché fare la guerra a Cosa Nostra, ha provato a patteggiare, il che, voglio dire, non è che non fosse mai avvenuto. Quello che prima racconto. Ecco, la moglie del magistrato. Non è che non è mai avvenuto, è ovvio che ci sono dei momenti in cui anche due nemici, anche due stati in guerra, possono negoziare delle singole situazioni, ma sono delle negoziazioni non dette. Se le negoziazioni sono strutturate e sono addirittura un indirizzo politico, e qui siamo nel campo dei reati, la sentenza lo dimostra. Se qualcuno pensava, mentre alcuni facevano la lotta alla mafia, di poter negoziare con la mafia condizioni di uscita dalla condizione di pericolo, è evidente che questo fatto è un fatto di una gravità inaudita, tant'è che gli imputati lo negano, cioè non hanno mai rivendicato, ci mancherebbe, una cosa di questo genere. Ecco, allora c'erano situazioni come queste. Adesso il mio timore è che il tessuto sia diventato troppo fragile, cioè se per ipotesi noi dovessimo sostenere in questa fase storica un contrasto reale di fronte a minacce della stessa portata di allora, ho l'impressione che la classe dirigente complessiva di questo paese non potrebbe non essere in grado innanzitutto di capire e in secondo luogo di reagire in modo adeguato. Quindi penso che questo lavoro che viene fatto quotidianamente anche fuori dalle aule giudiziarie di consapevolezza, perché queste, come le vogliamo chiamare, no fiction novel, cioè queste novelle che partono dalla verità ma costruiscono, diciamo così, delle consapevolezze che sono molto vere, sono importantissime, perché la cultura dell'antimafia militante, dell'antimafia sociale, la tenuta di una comunità sul punto della legalità, sono cose di un'importanza enorme. Vedo che in politica, a partire ovviamente dal mio partito, questa consapevolezza si indebolisce. Io farò di tutto nel limite del possibile perché questo non prosegue, anzi si torni a quella forza e a quella determinazione, anche gioiosa, forse un po' incosciente, che però ci consentì a quel tempo di fare bene il nostro dovere.